Io vedo in fondo anche il sindaco di Andrano e Don Donato, che ovviamente invitiamo a prendere posto. E la petizione che oggi lanciamo a partire da Castiglione è sicuramente ambiziosa. Noi contiamo di raccogliere nel giro di pochi mesi un minimo di 1000 firme per poi inoltrare la petizione per chiedere di vietare l'uso dei pesticidi e dei fertilizzanti, compresi quelli più dannosi. La inoltreremo al Ministero dell'Agricoltura, Regione Puglia, Provincia di Lecce, a tutti i comuni ovviamente della provincia. Dicevamo, è sicuramente una petizione ambiziosa e sappiamo che non tutto filerà liscio, perché andiamo a toccare degli interessi che non sono interessi da poco. Se pensiamo ai semplici dati della diffusione dei fitofarmaci, quelli, lo precisiamo, che vengono conteggiati, perché poi dal conteggio sfugge tutto un panorama di utilizzo di pesticidi che è quello più comune, quello in mano alle famiglie, il fitofarmaco che si compra, dicevamo prima, sugli scaffali della grande distribuzione. Se ci rifacciamo ai soli dati ARPA, gli ultimi del 2011 sullo stato di salute della popolazione pugliese nel 2011, ci dicono che solo in provincia di Lecce sono stati venduti circa 2 milioni di chili di pesticidi, e che la Regione Puglia, con 155.000 quintali di fitofarmaci, è la quarta in Italia, dopo il Veneto, dopo l'Emilia Romagna e dopo la Toscana e dopo la Sicilia, scusate, ad utilizzare questo tipo di pesticidi. E dunque i numeri, nella drammaticità e dall'altro lato nel business economico, sono importanti. E si diceva, il problema è che anche qui ci stanno delle realtà imprenditoriali agricole che non disdegnano l'uso di fitofarmaci e di fertilizzanti, perché poi il miracolo di avere un pomodoro che dalla sera alla mattina diventa maturo, ovviamente un miracolo che fa economia e che fa appunto, e che sicuramente rimpingua alcuni portafogli a discapito della nostra salute. Dunque la sfida non è una sfida da poco, una sfida dura. Abbiamo bisogno del sostegno di tutti, per questo abbiamo oggi cercato di chiamare a raccolta molte realtà del mondo del volontariato, molte realtà del mondo sanitario, del mondo agricolo, che ci sono in provincia di Lecce, che sicuramente sono sensibili al tema e che possono insieme a noi, insieme a tutti noi, compreso il Comitato della Notte Verde, di cui noi ovviamente siamo figli e che è un po' l'immagine che vorremmo che avesse sempre Castiglione, dicevamo, una sfida che vorremmo lanciare tutti insieme e che potremmo sicuramente raggiungere soltanto stando tutti insieme. Roberto Guido, dicevamo prima, è il direttore di Qui Salento, che è una delle riviste, un mondo della stampa locale che sicuramente è più all'avanguardia, ci ha seguito sempre dalla Notte Verde, la Semina, ha condiviso con noi queste esperienze, per questo lo ritenevamo uno di famiglia e per questo ti volevamo qui, Roberto. Però non è la prima petizione che tu porti avanti, che tu sicuramente farai propria anche questa. Abbiamo fatto altre petizioni insieme, gli ulivi, quella contro le strade che si mangiano appunto le nostre campagne, che probabilmente fra qualche anno, o forse già adesso, ci stiamo accorgendo che sono assolutamente inutili. Credi che il Salento sia pronto per cogliere questa sfida oppure no? Dobbiamo provarci. Io perché sono qui? Sono venuto qui per firmare. Per firmare questa petizione, perché al di là degli effetti che potrà avere Davide contro Golia, siamo consapevoli che questa è la dimensione della sfida. Questa è una grande sfida culturale per il Salento, una grande sfida per noi. Io perché sono qui? Io sono il meno titolato a parlare di agricoltura, perché non ho una formazione specifica su questo, però l'incontro con la Notte Verde, con questa esperienza di ritorno alla terra di Castiglione, è stato un incontro, passatemi la battuta, naturale per noi che invece ci occupiamo di turismo. Noi da 12 anni, da 13 anni ormai, raccontiamo con Qui Salento tutte quelle esperienze che sono piccole, legate alle comunità, che sono, guardate, diciamo, io vi dico questo non per autoincensarmi, ma per spiegare un po', diciamo, il quadro entro cui ci muoviamo. Noi
raccontiamo queste esperienze. Il nostro sembra un giornale tutto sommato così, usa e getta, dove c'è un elenco di riti, un elenco di sagre, e invece in ognuno di quei pezzettini, di quei piccoli articoli che noi facciamo, c'è una storia, raccontiamo una storia, anche se in breve raccontiamo una storia, raccontiamo l'orgoglio di tutte queste piccole comunità che fanno il Salento, ed è una cosa straordinaria, perché noi abbiamo delle risorse che di cui non, da un punto di vista proprio economico, perché guardate, fate un po' attenzione a quelle che sono le ultime campagne di comunicazione che Puglia Promozione, la Regione Puglia, sta facendo sul territorio. Guardate quelle campagne di comunicazione e scoprirete realtà come questa, scoprirete le luminarie di paese, scoprirete le masserie. La prossima settimana, non la prossima settimana, entro il mese di giugno, per esempio, ci sarà questo Masserie sotto le stelle, scoprirete gli agriturismo, scoprirete delle situazioni che noi abbiamo qui e che ci sembrano naturali, no? Le abbiamo sempre avute e le abbiamo sempre vissute come marginali. Bene, quelle immagini sono le immagini che stanno oggi, stanno sugli autobus di Londra, stanno a Berlino, stanno in giro per il mondo, fanno di noi, di questa terra, fanno degli elementi di attrattività del territorio. Ecco l'incontro naturale con queste esperienze. La nostra terra è in un momento molto particolare. Noi abbiamo alle spalle un fallimento, questo ce lo dobbiamo dire. Ha ragione il dottore Serravezza quando dice: noi ai ragazzi dobbiamo chiedere scusa per tutto quello che abbiamo combinato o non abbiamo combinato, perché noi veniamo da un fallimento, che poi è il fallimento delle politiche della cassa per il Mezzogiorno, tanto per intenderci, da un fallimento di cui per fortuna il Salento è, come dire, un po' a margine rispetto a quello che è stato il petrolchimico a Brindisi o è l'Ilva a Taranto. Quel modello di industrializzazione forzata del Mezzogiorno, quel modello lì è un modello che ha prodotto tanta occupazione, ma anche tantissimi danni, da un punto di vista non solo ambientale ma anche culturale. E veniamo a noi. Oggi invece capiamo, grazie anche a queste campagne di comunicazione, anche alla relazione che noi abbiamo con gli ospiti che per fortuna vengono qui e che vengono, capiamo che abbiamo dei valori molto forti, abbiamo dei valori che sono sopravvissuti al margine di questo processo di industrializzazione forzata e che noi oggi possiamo recuperare. Questi valori sono indispensabili, e di qui l'incontro naturale con questa esperienza per noi che ci occupiamo di turismo, sono indispensabili alle politiche turistiche del futuro per questa terra, perché senza la specificità del territorio i turisti andrebbero a Sharm el Sheikh, andrebbero sulla riviera romagnola, andrebbero in tutti quei posti che sono fatti per un turismo usa e getta, che qui non ha nessuna possibilità di attecchire, perché noi non abbiamo la possibilità di avere delle strutture grandi, non c'è proprio la condizione. La nostra forza sta in quella rete straordinaria di piccole realtà che messe insieme fanno questa rete che è capace poi di fare accoglienza, di stare insieme. Questa rete è una rete che si poggia su queste piccole, se non piccolissime realtà. Come dicevo prima, noi da 13 anni le raccontiamo, stimolando anche l'orgoglio di avere qualcosa che funziona, che può dare qualcosa. Allora,
per tornare al discorso della terra, e poi chiudo, scusate se forse sono stato un po' lungo. Il discorso della terra è un discorso molto importante, perché molti guardano ancora oggi, e credo che questo sia indispensabile per affrontare il futuro, e guardano a queste esperienze del biologico, del ritorno alla terra, come delle esperienze marginali, come delle esperienze di un ritorno al passato. E allora sì, c'è tanto di ritorno al passato, c'è tanto da riscoprire nella tradizione, ma questa è una sfida per il futuro, perché nell'andare a fare agricoltura biologica, nell'andare a riscoprire una dimensione umana nel rapportarsi con la terra, oggi questi ragazzi che si stanno impegnando qui a Castiglione, non credo che ripropongano antichi metodi di coltivazione, o oggi noi abbiamo gli strumenti per affrontare una sfida nuova, perché abbiamo la possibilità non di riproporre dei modelli antichi che erano fatica, sudore, che erano sofferenza, perché nella terra, nel Salento, i contadini, i braccianti hanno sofferto a spietrare, senza acqua, hanno avuto tante difficoltà. Oggi noi possiamo affrontare questa sfida in una maniera completamente nuova, perché questa nuova leva di giovani, di agricoltori, ci insegna che la cultura può cambiare davvero la terra. Io credo che questo sia molto importante, credo che questo ci possa dare la possibilità di costruire un futuro veramente sostenibile, veramente a dimensione d'uomo. E questo noi lo possiamo fare perché io prima venivo accompagnato su questo campo e mi spiegavano questo è così, delle cose che io di cui non ho cognizione, non avevo cognizione, ed è una cosa entusiasmante sentir parlare di questa esperienza, perché è qualcosa di nuovo, non è qualcosa di antico, questa è una sfida nuova, una sfida per il futuro, ed è una sfida che può riaprire la partita per far ripartire l'economia. Io credo che questo sia l'altro aspetto molto importante. Noi queste esperienze non le dobbiamo lasciare ai margini, noi dobbiamo fare in modo che queste esperienze inizino a diventare economicamente valide, oltre che sostenibili dal punto di vista aziendale. Questa è la vera sfida. Io qualche giorno fa tornavo da Milano, sono stato in aeroporto a Bergamo, e a un certo punto, con questa suggestione vorrei concludere, a un certo punto ho guardato dal finestrino, era pomeriggio ed era una giornata il cielo era limpido, e appena siamo decollati, ecco che intorno a Bergamo ho visto, accanto a tanti capannoni, a tante industrie, questi campi, questi fazzoletti di terra, tutti belli disegnati, ed era chiaro che erano tutti coltivati e con un'agricoltura intensiva, ed era, non c'era un centimetro solo di terra lasciato incolto. Bene, io in quel momento ho immaginato, ma se noi, il nostro Salento, potesse essere rimesso, la terra del nostro Salento potesse essere rimessa in gioco, staremmo in ginocchio come lo siamo ancora oggi? Ecco, io mi auguro che un'esperienza come questa possa aiutarci a guardare in maniera diversa la terra, senza veleni.